probabilmente se non lo avesse fatto sarebbe passato nel silenzio. Devo però per forza rispondere a quanto dichiarato perché il sindaco ha parlato direttamente, ha attaccato direttamente la sottoscritta e quindi la risposta è dovuta. La cosa che principalmente mi sento di dire immediatamente e di chiarire immediatamente sono dichiarazioni che sono state fatte da entrambi, sia dall'assessore che dal sindaco, ripetutamente durante il loro intervento e devo metterlo in evidenza in modo incisivo, il fatto che loro abbiano detto più volte che la loro amministrazione ha garantito e portato avanti la spiaggia per animali da pensione. Devo chiarire, devo ricordare a Costantini e a Di Carlo che la spiaggia innanzitutto è stata affidata con la concessione nel 2018 e non era la loro amministrazione ma quella del sindaco precedente Mastro Mauro. La concessione durava per 3 anni, quindi terminava nel 2020 e quindi era la prosecuzione della precedente e nel 2020 io ho dovuto combattere con le unghie e con i denti fino ad arrivare a portarli davanti al Tribunale amministrativo per poter proseguire questa spiaggia, che tra l'altro io non chiedevo in modo abusivo di proseguire senza bando, ma semplicemente volevo che venisse rispettato il decreto che era entrato in vigore in quel periodo a causa del Covid. E successivamente, cioè quest'anno, è stata messa a bando, nonostante la mia concessione avesse diritto, come le altre concessioni, ad una proroga, che non è valida e quindi sono tutte scadute. La mia, diciamo che da un certo punto di vista, il fatto di partecipare al bando mi ha resa in regola, non, però è stata messa a bando in modo illegittimo perché è stato fatto un trattamento differente. Quindi l'attuale amministrazione non solo non si è occupata della spiaggia, ma ha fatto di tutto per poterla contrastare e creare problemi ed eliminarla. Io, ripeto, come cittadina sono dovuta ricorrere al Tribunale amministrativo per poterla mantenere e le loro intenzioni all'epoca del ricorso erano quelle di fare un affidamento alla fine di maggio. Questo l'assessore Di Carlo, che è un operatore turistico e che ha una concessione demaniale, sa benissimo che significa non far partire un'attività dalla fine di maggio, quando deve essere fatto l'affidamento, deve essere fatto il bando e tutto quanto. Questo impedisce agli operatori turistici di lavorare e di poter portare avanti un'iniziativa. Quindi quello che loro avrebbero voluto fare in realtà avrebbe completamente danneggiato l'iniziativa. Facendo il ricorso al TAR io l'ho salvata per 3 anni. Dopodiché hanno fatto il piano spiaggia, io ho dovuto lottare con diffide e PEC continue, anche con l'intervento dello studio legale che mi assiste, perché la spiaggia Unica Beach venisse inserita al pari di tutte le altre concessioni all'interno del piano spiaggia, perché loro hanno fatto di tutto per non inserirla. Adesso siamo arrivati all'ennesimo contrasto che l'amministrazione comunale vuole porre a questa spiaggia e quindi mi devono dare una valida dimostrazione di quanto loro abbiano favorito o aiutato questo servizio che viene fatto per la cittadinanza e per i turisti. Adesso allo stato attuale devo rispondere singolarmente sia all'assessore Di Carlo che al sindaco Costantini. L'assessore Di Carlo ha esordito il suo intervento dicendo che la mia raccolta firme presenta un argomento che è già stato presentato con un emendamento che loro hanno già trattato e a cui hanno già risposto ampiamente. Allora, voglio far presente all'assessore che è vero che è stata fatta una osservazione al piano spiaggia, è vero che è stata presentata dalla mia associazione da 150 firmatari, è vero anche che l'hanno bocciata e la loro motivazione iniziale è stata quella del non identificazione della spiaggia definitivamente a causa della presenza del fratino che potrebbe nidificare ovunque, quindi ovunque anche nelle altre concessioni vorrei approfittare per dire. Comunque sia, la loro risposta è stata questa: hanno, è vero, bocciato l'osservazione, ma questo non significa che i cittadini non abbiano diritto di presentare una raccolta firme. Se io ho fatto un'osservazione
possa in un secondo momento fare una raccolta firme, raccogliere 700, più di 730 firme di cittadini che, nonostante loro abbiano bocciato la mia osservazione, ripresentano la richiesta di poter identificare definitivamente la spiaggia in questa ubicazione. Questo non dovrebbe soltanto portarli a dare una risposta, se fossero onesti intellettualmente, ma dovrebbero comprendere quanto questa città vuole questa spiaggia in questa ubicazione, che è quella vocazione turistica. Forse l'assessore Di Carlo, che è operatore turistico, non ha ancora compreso che questa zona, così come quella centrale dove lavora lui, è una zona a vocazione turistica. Lui ha risposto quindi che hanno già ampiamente dato spazio alla mia osservazione. Questa è tutt'altra cosa, si tratta di una petizione popolare, si tratta di cittadini che vogliono che questa iniziativa venga portata in consiglio comunale. Loro la dovranno bocciare o promuovere, quello che vogliono fare, la devono comunque discutere e votare. Devono dare inizio all'iter che, al contrario di quello che dice Marco Di Carlo, è agevolmente fattibile senza bloccare la macchina amministrativa, perché devono semplicemente nominare una commissione di garanzia, che è agevolmente facile, fattibile, non serve che blocchino tutto il loro programma.